Buongiorno a tutti, il mio vuole essere un saluto più che una riflessione, ma mi faceva piacere, e quindi avete notato il cambio della scaletta, sentire, non avendo partecipato all'incontro di ieri, sentire le conclusioni della professoressa Sfodera, che mi sono state utili per riprendere un po' il filo di un ragionamento che abbiamo fatto partire l'anno scorso, era il mese di novembre, e che poi costantemente con azioni mirate abbiamo portato avanti nel corso dell'anno. E quindi le due giornate, quella di ieri e quella di oggi, testimoniano da un lato un impegno ormai certo e preciso di Confindustria Salerno sul turismo e dall'altro, come dire, anche un check per le attività che sono state svolte e le prospettive che ci sono per gli anni che verranno. E non mi occupo, come attività imprenditoriale mia, di turismo, ma da quello che leggo e da quello che ho sentito mi rendo diciamo perfettamente conto che molte problematiche sono identiche. Non più tardi di 20 giorni fa noi abbiamo tenuto la nostra assemblea annuale e credo di non sbagliarmi se dico che ci sono alcune problematiche che riguardano le strutture alberghiere, per esempio, del nostro territorio, che impattano al pari di quelle che sono le nostre attività manifatturiere. Ogni tanto parlo con Lucia, che ringrazio, Lucia Scapolatiello, per l'impegno che sta dando, diciamo, alla guida della nostra sezione turismo, e mi rendo conto come, se dicevamo 20 giorni fa che l'IMU è una rapina, immagino che il 16 di dicembre, cioè martedì, chi dovrà pagare l'IMU perché ha una struttura ricettiva lo farà davvero a malincuore, non soltanto perché deve cacciare soldi, ma perché si rende conto che ha una struttura alberghiera in un contesto economico come questo e probabilmente viene equiparata, non viene equiparata nella giusta misura in termini di risorse, ma probabilmente viene, tra virgolette, sfruttata, perché il dato è che in Italia dobbiamo andare a tassare tutto quello che è tassabile subito e in maniera, come dire, certa, quindi il capannone, la struttura alberghiera, e questo ovviamente non crea sicuramente una condizione di favore anche per altri aspetti che poi sono venuti fuori dalla professoressa Sfodera. La tassazione da un lato e dall'altro l'idea comunque complessiva che mancano le risorse in generale. Quindi abbiamo due questioni essenziali: noi possiamo inventarci la cosa più bella del mondo, creare un contenitore bellissimo, poi all'atto pratico mancano le risorse e quella determinata iniziativa si ferma. L'altro aspetto invece è legato ai grovigli burocratici che ci sono. Non più tardi di ieri ho partecipato ad un'iniziativa organizzata dagli avvocati amministrativisti, si parlava del decreto Sblocca Italia e c'è un articolo, l'articolo 17, io credevo che l'Italia fosse bloccata solo dall'articolo 18, ma in realtà è bloccata anche dall'articolo 17 del decreto Sblocca Italia, il quale, come dire, nella sostanza, da un lato c'è un decreto, oggi Sblocca Italia, ieri Sblocca Sviluppo, il decreto Sviluppo, prima ancora un altro decreto, cioè sono 4-5 anni che ci giriamo attorno alla stessa cosa ma non ne veniamo a capo, perché all'interno delle stesse leggi, degli stessi decreti, ci sono poi dei commi, degli articoli che bloccano di fatto la stessa funzionalità che quella legge dovrebbe dare, per esempio con lo Sblocca Italia. E da questo punto di vista la riflessione che faccio è che le ultime tre considerazioni della professoressa, rilancio dell'identità, l'organizzazione e l'impegno, io mi rendo sempre più conto, parlando con stranieri per motivi di lavoro, che abbiamo paesi, se penso per esempio all'area del Nord Africa, che hanno tutti e tre, diciamo, questi ingredienti, votano un impegno enorme. Hanno un vantaggio, perché mi direte, noi facciamo la stessa cosa, ed è certamente così, c'è però
un problema, che loro hanno le istituzioni, la filiera istituzionale, nell'ambito dei singoli settori, che ha gli stessi loro ingredienti. Credono nella identità, credono nell'organizzazione, credono nell'impegno in quello che fa. Cioè è un progetto comune che va nella stessa direzione. E quindi è sicuramente una miscela esplosiva quando l'operatore privato si vuole mettere in discussione e lo fa tutti i giorni, ma dall'altro lato non si sente o non viene percepito come vessato da chi, come dire, deve governare il processo delle cose, e invece si marcia tutti nella stessa strada, nella stessa direzione. Quindi ritengo che il punto chiave, e questa mattina vogliamo di nuovo lanciare questo tipo di messaggio, è che l'identità, l'organizzazione, l'impegno deve essere sì una questione degli operatori e di chi si occupa in questo caso di turismo, ma vale in generale per ciascun cittadino italiano, ma inevitabilmente l'appello è questo, deve riguardare sicuramente chi governa il processo delle cose. L'altra riflessione è che l'anno scorso, e dà il senso proprio della lentezza con cui noi andiamo avanti come paese, l'anno scorso noi eravamo qua a invitare la regione Campania a fare presto per l'approvazione della legge sul turismo. Nel 2014, quindi nel corso dell'anno, in primavera credo, se non vado errato, è stata fatta la legge sul turismo. Abbiamo risolto qualcosa? Probabilmente no. È stato fatto un piccolo passo, non entro nel merito della legge, non sta a me, ma sta a voi che siete gli operatori del settore, quindi non giudico in questo momento la legge, ma rilevo che cosa? Che oggi, se un anno fa chiedevamo un riordino della legge che mancava da parecchio tempo, oggi diciamo, e i regolamenti attuativi? A che stiamo? Sono pronti? Partiranno? Qual è la situazione? Allora, il tempo, l'anno che è trascorso, è una, come dire, un tempo enorme. Se da un lato ci impieghiamo tanti anni, ma questo vale in generale, per arrivare ad una legge, e spesse volte non c'è bisogno mai di una nuova legge, ma in questo caso forse sì, e poi, come dire, si arriva ancora un po' più lentamente ad avere i regolamenti attuativi, senza i quali non è possibile poi andare a dare applicazione alla legge stessa. E quindi avremo, sta arrivando l'assessore regionale al turismo, che potrà darci lumi anche da questo punto di vista. Le ultime due considerazioni. La professoressa Sfodera diceva che Merano si ergeva a capitale del Mediterraneo nei confronti della Germania. Peccato che si sono fatti fregare quelli di Marano. C'è una E e una A che cambia, e probabilmente si potevano attrezzare con un po' di fantasia, visto che hanno avuto loro questa possibilità, lo si poteva fare anche qua. Io percepisco una cosa però, e mi rivolgo agli operatori, vivo una percezione, e mi capita spesso quando sono al nord per lavoro, di un numero, almeno per quello che è un dato statistico del tutto personale, ecco, percepisco come ci sia un numero enorme di cittadini italiani da Bologna a salire che non percepiscono il Mezzogiorno d'Italia come una meta di turismo. Nel momento in cui loro devono pianificare e organizzare la loro vacanza, guardano ovviamente alle nazioni vicine o guardano ovviamente alle loro zone. Se penso alla Lombardia, hanno la cultura del lago, se penso al Veneto ovviamente guardano più verso l'area a nord-est, ma ho la percezione, e voi me ne potrete dare testimonianza, che da un lato non c'è nella percezione di molti italiani, non stranieri, di venire nel Mezzogiorno d'Italia a fare vacanza, e dall'altro lato, diciamo, cresce sempre di più, probabilmente spinti dalla mediaticità forte che c'è, una sorta di diffidenza a venire nel Mezzogiorno d'Italia. E ci sono delle
delle immagini simbolo o dei contesti simbolo che restano nella percezione della gente. Io non più tardi di 20 giorni fa ero a Brescia, invitavo dei miei clienti a venire qui in Campania e all'improvviso la prima cosa che loro mi dissero era, e mi ricordarono, era l'immagine della mozzarella azzurra celeste che avevano visto per televisione. Allora, per noi è stato un passaggio televisivo, una notizia su un giornale. Per chi invece è lontano rispetto a noi, diventa un punto fermo per il quale non si viene nel mezzogiorno d'Italia o non si viene in Campania, semplicemente per il terrore del cibo che si mangia o dell'acqua che si beve, che è una cosa devastante. Noi dobbiamo recuperare da questo punto di vista e potremo spiegare mille volte che non è così, che si sbagliano, eccetera. A volte però siamo noi stessi che non ci crediamo e quindi non riusciamo a infondere nei più quel senso, come dire, di tranquillità e di serenità che dobbiamo sicuramente dare. Ed è forse in questo che quando la professoressa Sfodera dice abbiamo una percezione altissima, i potenziali turisti hanno una percezione altissima del nostro paese, una immagine forte, ovviamente questo però fa il paio con la percezione di un paese nell'insieme che non funziona, della possibilità di non trovare il ristorante aperto. E quindi questa percezione resta, vorrei andare in Italia, ma fondamentalmente o per motivi economici, o per motivi logistici, o per altri aspetti di natura più personale, non ci vado, resta per me un sogno andare in Italia. Ma i più poi si rivolgono altrove, ecco, penso alla Croazia piuttosto che, anche per una questione di costi. E sui costi ritorno alla questione della tassazione, una fiscalità enorme che oggettivamente non aiuta le nostre strutture alberghiere che si trovano sempre in una situazione di grande precarietà per poter, come dire, hanno la voglia, il senso dell'impegno e dell'organizzazione per andare avanti, ma oggettivamente però ci troviamo in una maniera impari. Se la tassazione da noi è il 60%, quella reale, e quella reale anzi va oltre, questa è quella, come dire, circoscritta, ma poi c'è tutto un sistema di tassazione occulta che va dai meandri della burocrazia passando per tutta una serie di aspetti. Con Lucia non più tardi di 20 giorni fa, un mese fa, siamo stati al comando dei Vigili del Fuoco per dire mettiamoci d'accordo, non è possibile che una norma venga interpretata da ciascun singolo funzionario in ciascuna singola struttura alberghiera e si creano problemi per avere il classico certificato per poter andare avanti, il rinnovo ed altro. E dall'altro lato riscontravamo la necessità, come dire, della interpretazione della norma perché non viene fatta in maniera, come dire, sempre puntuale, chiara, precisa, ma siamo abituati ognuno a leggerla per sé. Il nostro compito è quello di lavorare, per esempio, su questo argomento come su altri, nella semplificazione. Ultimo aspetto. La professoressa diceva che sono importanti gli aeroporti, ma non sono fondamentali per la crescita del turismo o per, come dire, la crescita dei territori dove si può sviluppare turismo. Sicuramente sarà così, ma mi permetto di dire che in una realtà come quella di Salerno, poi ovviamente assolutamente sì. Noi, io ne approfitto, dopo sicuramente Antonio Fasolino, il presidente del consorzio dell'aeroporto, avrà la possibilità di sviluppare in una discussione più articolata di quanto possa fare io il tema. Mi piace però evidenziare a una platea, come dire, di operatori turistici che ogni giorno che passa è un giorno perso per quello che è lo sviluppo del nostro turismo in una zona come questa. Immaginare tutta la realtà a sud di Salerno con un aeroporto che funzioni è sicuramente un aiuto per quello che ci riguarda molto molto forte per entrare ancora di più in un circuito. Da questo punto di vista io percepisco uno scollamento a 360 gradi, come se l'aeroporto fosse una cosa di cui qualcuno se ne deve occupare, ma non si sa bene chi, e ognuno ne parla.
da un lato. Dall'altro lato scontiamo un groviglio burocratico che fa paura. Il decreto sblocca Italia. 40 milioni messi lì, titoli che l'aeroporto ha la possibilità di usufruire di queste risorse. Come dico io, fine 2013 la notizia era che il CIPE aveva inserito 49 milioni per l'aeroporto, quindi è passato un anno, loro si sono bloccati non per colpa del territorio, ma per colpa a livello, come dire, nazionale, e i 49 sono diventati 40. Il punto è che anche sul decreto sblocca Italia, da ieri aspettiamo i cosiddetti decreti attuativi. E finché non sappiamo i decreti attuativi, come verranno scritti e quali saranno, non ci sarà la possibilità di poter agire, da un lato. Dall'altro lato, la preoccupazione che ho è che le opere finanziate saranno finanziate ad una condizione. Le opere devono essere cantierabili, anzi appaltabili, entro il 30 aprile del 2015 e devono essere cantierabili entro il 31 agosto del 2015. Che è domani. Allora, rispetto a questo, il sistema produttivo salernitano ha fatto già una parte enorme. La Camera di Commercio oggi, attraverso i soldi nostri, degli industriali, degli artigiani, degli agricoltori, dei commercianti, hanno acquisito, per assenza di risorse da parte degli enti pubblici, quote rilevanti per mantenere in vita il sogno di un aeroporto. Il decreto Renzi però ha diminuito terribilmente il diritto camerale e quindi siamo arrivati a un punto di non ritorno, soldi non ce ne sono. C'è la necessità, e la necessità che l'annuncio da parte della Regione Campania e della Regione Basilicata diventi realtà, cioè quella di entrare nella partecipazione del capitale sociale con 4 milioni di euro, e mi sembra che probabilmente a breve dovrebbe accadere. È fondamentale però che cosa? I 4 milioni possono servire per dare ossigeno ad una gestione di una società che costa intorno ai 2 milioni di euro, quindi andiamo avanti un altro anno e mezzo, perché parte di queste risorse sono state già erose. È necessario però, e su questo ci deve essere lo sforzo del territorio, che per esempio il Ministero dell'Economia e delle Finanze si renda conto che le cose vanno sbloccate. So che voi vi state impegnando rispetto a questo, ma abbiamo una situazione per la quale c'è sempre un tappo alla fine. Il Ministero delle Infrastrutture dà l'ok su determinate procedure, l'ENAC dà l'ok su determinate procedure, poi anche in questo caso, come su tanti altri in Italia, si arriva a chi ha la borsa, e quindi il cosiddetto MEF, e il MEF blocca tutto e dice no, da qua non si passa, non si può andare avanti. Se questo è vero, la cosa che mi preoccupa sono i tempi, perché noi ci potremo trovare ad aprile del 2015 a non aver adempiuto alle opere appaltate, e quindi gioco forza, quei 40 milioni di euro saranno nuovamente, come è capitato per il passato, semplicemente una chimera per poter dire ce la potevamo fare ma non ce l'abbiamo fatta. In questo c'è il groviglio, diciamo così, burocratico di una situazione che deve migliorare, e l'appello forse questa mattina è che tutte le istituzioni, a tutti i livelli, noi siamo alle porte di una campagna elettorale e spero, credo e mi auguro che l'aeroporto non sia oggetto di campagna elettorale. Sarebbe una cosa non giusta, sono 40 anni che se ne parlano e il cittadino non capirebbe ancora una campagna elettorale spinta sull'aeroporto. Servono invece le cose. L'aeroporto deve essere, secondo me, da questo momento in poi, perché i tempi sono contingentati, deve essere zona franca rispetto alla discussione politica, deve essere fuori dal contesto della campagna elettorale, dentro alle istituzioni. Chi deve intervenire sul MEF? Come bisogna fare per far sì che qualcuno si renda conto che può partecipare a un bando? Credo che la prossima scadenza sarà il 31 gennaio, se non vado errato. Credo che forse sarà ancora, diciamo così, prorogato. Speriamo di no.
ma se al 31, perché quello sarebbe la panacea, al 31 gennaio arriva il privato, prende il 65% delle quote e crede e si muove rispetto a questo mettendoci anche del suo. Se questo non accade è necessario che in questo mese, in questi due mesi, l'aeroporto sia zona franca rispetto alla campagna elettorale e tutte le istituzioni, senza colore politico, intervengano come avviene nel resto d'Italia quando c'è da difendere un proprio territorio, per fare in modo che a livello ministeriale diano tutti i pareri, tutte le autorizzazioni possibili e immaginarie per non perdere delle risorse che sono state appostate e per le quali però dobbiamo fare attenzione, come capita spesso in Italia, che dei famosi 3 miliardi e 8 del fondo infrastrutture, l'80% di queste risorse sono, Antonio, da prendere in considerazione nel 2017 e nel 2018. Quindi il tema è come arriviamo e se arriviamo al 2017 con una società ancora in vita, con tutte le opere appaltate e cantierabili, e fare in modo, come dire, da prendere quelle risorse, sperando che non ci sia una finanziaria l'anno 21 che ritorni indietro, e questo sarebbe un grande bluff. Per cui, da questo punto di vista, credo che noi ovviamente facciamo la nostra parte. Destinazione Sud, la rete, e testimonia che cosa? Quello che un po' abbiamo detto nell'assemblea, cioè vuole essere un modo per dire in maniera chiara, nel mentre che accadono tutte queste cose, non possiamo incidere noi sul decreto sblocca Italia, non possiamo incidere noi, possiamo fare una battaglia, la stiamo facendo a livello confindustriale sulla deducibilità dell'IMU ai fini IRES e ai fini IRAP, ma sono battaglie fatte, le decisioni non spettano a noi. Quello che possiamo fare noi, e mi fa piacere che Lurgi si sta occupando fortemente di questa cosa, è fare il nostro compito. Quindi mettere insieme, oggi vale per questo progetto, domani ce ne sarà sicuramente qualche altro, ma fare la nostra parte, essere pronti, rispondere sempre presente al territorio e sperare e incidere attraverso i nostri sistemi associativi sul governo affinché si comprenda che quelle tre parole, identità, organizzazione e impegno, sono nostre perché appartengono al nostro DNA, ma viva Dio, devono far parte anche di tutto il nostro sistema paese, altrimenti non andremo avanti. Grazie.